Ciao Giulio, ben trovato. Ben trovati a voi. Senti, in Italia ci piace mangiare la pasta asciutta, i primi e altro. Ecco, il tuo concetto, primi piatti. I primi piatti nel mio menù ho studiato appunto dei primi piatti per andare, come dicevo, appunto, come dico, alla clientela generale, per andare a ricercare i sapori di una volta, quindi reinterpretati in chiave più moderna, con diverse cotture, diversi impiattamenti anche, valorizzandolo molto perché comunque prima, come si suol dire, si mangia con gli occhi, e riportando anche nella mia carta, nel mio menù, anche rivisitazioni di secondi piatti classici toscani, però reinterpretati in primi piatti. Quindi ho voluto dare una sferzata con questa armonia nel mio menù. Senti, un concetto di cui si sente parlare spesso, Certo. bassa temperatura. Bassa temperatura è una cottura oggigiorno direi usata comunemente rispetto magari a qualche anno fa, quando solo i grandi, il top della ristorazione non internazionale ma appunto mondiale poteva magari usare. Ora è diventata una cosa abbastanza comune e io la valorizzo molto, la valorizzo perché comunque andiamo a fare delle preparazioni di base dove si vanno a concentrare veramente i sapori, gli odori e a mantenere tutti i liquidi che magari nelle classiche cotture, nelle classiche preparazioni andrebbero persi, e quindi il classico arrosto asciutto, il classico involtino di pollo oppure roast beef che magari rimane un po' troppo secco quando viene servito in tavola. Insomma, è una tecnica interessante. Senti, ma nella cucina di uno chef, il soffritto, quelle basi di partenza per i piatti cui siamo stati abituati, ma esistono ancora o no? Esistono ancora, ci sono diverse scuole di pensiero. Io nella mia di scuole di pensiero e nella mia cucina, nel mio menù, le ho abolite, ma non per assolutamente sdegnare questi tipi di cotture, anzi, sono il primo che appunto si rifà ai mangiare delle nonne, delle mamme e delle zie. Però ecco, voglio cercare un pochino più di leggerezza, un pochino più di modernità anche nella cottura, e quindi sono andato a eliminare completamente nella mia cucina sia i soffritti, i burri, gli oli, i fritti, che invece di essere fatti in immersione in olio, magari caldo, usato e riusato, vengono fatti in forno, perché oggigiorno abbiamo appunto dei forni impressionanti, oserei dire quasi in sostituzione a un dipendente. Sicché ecco, io li ho proprio eliminati dalla cucina. Senti, e poi ci sono certi ingredienti che noi a casa oppure quando andiamo anche al ristorante non capiamo, non conosciamo, che però sono importanti per voi chef: i sali particolari, gli oli particolari, certi odori particolari. Odori particolari, hai detto una parola chiave della mia cucina, odori e presentazioni particolari. Io non uso assolutamente alcuna punta di sale in nessuna preparazione di base, perché tutto viene salato alla fine con questo sale che ormai nella medio-alta cucina e anche in comuni trattorie comunque può essere usato ed è usato il sale di Maldo, questo sale appunto di provenienza inglese, che appunto oltre a dare la salinità, la giusta salinità, va a dare anche la parte croccante, quindi si ha un doppio effetto del sale, non è il sale grosso, non è il sale fino, il sale grosso dà il croccante, il sale fino sala, quello è una via di mezzo. E sì, quello come gli oli, come le acque, come le classiche reinterpretazioni per poter magari alla fine legare una pasta e quindi dare la parte cremosa. Fatta per esempio nella mia cucina, io uso tantissimo l'acqua di patate, quindi una semplice centrifuga che non nascondo, ho ordinato anch'io su internet a basso prezzo. Si centrifugano appunto queste patate, si ricava l'acqua messa alla fine di una pasta in mantecatura a fuoco spento, si ottiene la giusta cremosità perché otteniamo appunto questa concentrazione di amido misto a fecola di patate. Sicché sì, sono tutti escamotage, fra virgolette, per ottenere un risultato ottimale con un prodotto naturale. Quindi spiegami una cosa, io mi vado a fare domenica il mio sugo di ragù a casa, Certo.
ti faccio il soffritto, non te ne verrà male. Sicuro. Ci metto il macinato, sì. Non lo faccio a bassa temperatura perché ho da capire come funziona. Certo. Poi che faccio? Lo salo nel piatto? Io lo salerei nel piatto, perlomeno io lo salo nel piatto, perché il sale, come si sa, come è comune e normale che sia, asciuga. Quindi andando a mettere sale in una preparazione di base, soprattutto in una lunga cottura come può essere quella di un ragù, che si spaziando appunto dalle 2 ore e mezzo, 3 ore, alle 4-5 ore, a seconda della preparazione, si andrebbe a asciugare troppo la carne. Invece sono importanti i liquidi perché danno sapore, danno cremosità, danno fondo, danno struttura al piatto. Salando alla fine, non salando in precedenza, otteniamo tutto questo, quindi manteniamo i liquidi, manteniamo il tutto. E quello è una cosa che a me piace particolarmente. E si riesce a azzeccare la giusta quantità? Sì, si riesce molto, perché comunque sono sali. Siamo al ristorante, arrivano le prenotazioni, che è una bella cosa. Giustamente, quello ci fa piacere. Ci interrompe un secondo, però ci fa piacere. Senta, sì, si riesce a ottenere la giusta salinità. Perché appunto va, non dico va centellinato, perché comunque il sale di Maldon, per esempio, è uno di quei sali che permette anche il pizzico in più rispetto al sale fino. Il pizzico in più di sale fino andrebbe a gravare leggermente sul piatto, il pizzico in più di sale Maldon dà solo croccantezza e giusta salinità. Perfetto, allora io ti lascio un attimo, vado a scoprire su internet come funziona e quanto costa questo sale. E vediamo. Volentieri. Ci rivediamo quanto prima. Volentieri. Ciao Giulio. Ciao.